Partiamo dalla prima macro categoria, studi di consulenza e professionali, categoria diritto societario. Per lo studio professionale dell'anno diritto societario vince il premio FCB Associati, per l'accentuata competenza e professionalità che consentono all'intero studio, tramite la cooperazione e il lavoro di squadra, di valorizzare e far emergere anche le spiccate eccellenze dei singoli, ognuno nei propri ambiti, e per mettere a disposizione del cliente un team in grado di offrire soluzioni e consulenze integrate. Collegamento con noi il dottor Gianluca Fantini, socio fondatore dello studio FCB Associati. Ben trovato, grazie per essere con noi, ci sono anche altri componenti insieme a lei. Benvenuti. Buonasera, ringrazio dell'invito di essere qui. Beh, complimenti per il premio. Voi inaugurate con me questa edizione speciale delle Fonti Awards e quindi è un grande piacere poter parlare con voi. Io vi chiedo subito un commento a margine di questo premio, soprattutto tenendo presente, come abbiamo detto poco fa, che è decisamente un periodo difficile per il nostro paese, ma come tutti i momenti difficili può essere anche un momento importante. Sì, sicuramente, come ha detto, è un momento difficile, però è un momento in cui si può trovare quel senso di cooperazione, di squadra, quel senso di quel team, no? Che ha sempre caratterizzato il nostro studio e quello che ci ha permesso di crescere in questi 15 anni di attività. Noi ci siamo focalizzati in particolare sul diritto societario e sulle ristrutturazioni d'impresa. Abbiamo anche una branch dello studio che si occupa della parte legal, in particolare del contenzioso tributario. Questo premio ci fa un grande onore e soprattutto è un percorso, è un traguardo che abbiamo raggiunto grazie al lavoro di tutti. Quindi il merito non è solo delle persone che sono sedute qui al mio fianco, alla mia destra la dottoressa Posati, che ha iniziato questo percorso con me, poi si è giunto il dottor Bregotti e poi è responsabile del nostro centro di elaborazione dati, la ragioniera Maruska Fottia e la dottoressa Gersani, che è l'ultimo acquisto del nostro studio in termini di associazione professionale. Però è credo che questo traguardo, che ringraziamento vada anche a tutte le altre persone che fanno parte del nostro studio, del nostro team, siamo circa una ventina, e quindi un grazie a loro che è grazie allo sforzo di tutti, anche alle persone che si sono succedute nel tempo, che magari oggi hanno scelto strade diverse, che ci hanno consentito di arrivare qui e di ricevere questo grandissimo premio. Insomma, per iniziare, le parole chiave sono proprio team, gruppo e sinergia. È una parola che abbiamo sentito spesso in questo momento, quindi lei me lo conferma. Sì, lo confermo sicuramente, anche perché credo che potranno confermarlo anche i miei colleghi, le altre persone e gli altri studi che partecipano a questa serata. In un mercato, in un mondo in continua evoluzione, c'è una necessità di sempre più specializzazione. Quindi in realtà non è possibile operare in maniera singola, ma quello che premia, quello che noi riteniamo che premi, sia quello di poter confrontarci, scambiarci opinioni, talvolta anche partendo da posizioni divergenti. Tutto questo per poter consentire di offrire un prodotto al cliente, all'utente finale, integrato e con delle competenze multidisciplinari. Il diritto societario credo che sia un tema di momento perché non riguarda solamente, io almeno personalmente ritengo che non riguardi solo la fase di crescita, ma anche la governance, cioè il momento, la vita dell'impresa e talvolta anche le fasi terminali dell'impresa. Sicuramente questa fase storica è una fase caratterizzata da elementi di forte anomalia, ma credo che ci sia la possibilità di ripartenza, magari con una frequenza diversa, una frequenza alternata, però questo vale sia per le imprese, sia per gli studi e i professionisti che sono a fianco alle imprese. Ottimo. Il, sì.
Sì, prego, prego. Stavo andando a conclusione, ma concluda lei. Sì. Sicuramente sì, e anche il fatto perché io penso adesso rivolgo il pensiero al rinvio dell'entrata in vigore del codice della crisi, ma in realtà questo era forse fisiologico, perché quello era un pensato, uno strumento di allerta in un sistema di normalità. Oggi, almeno in questi mesi, non è un momento di normalità, è un momento così assolutamente eccezionale. Ma dopo ma superato, diciamo, questa fase 2, e forse diciamo, speriamo di arrivare quanto prima nella fase 3, credo che si debba ritornare a quelle regole di buon governo, quelle regole di fatto che trovano cittadinanza nel codice civile, nel codice delle società, nel diritto delle società e nel diritto delle imprese. E credo che, tutto sommato, al di là delle critiche che possono venire da varie parti, tutto sommato l'ordinamento offre degli strumenti chiari a riguardo e consenta di portare avanti un lavoro, un buon lavoro. Va bene, allora io non posso far altro che augurarvi, insomma, un ottimo futuro in base alle parole che lei mi ha detto e naturalmente complimenti ancora per questo premio. Ricordiamo che, insomma, stiamo premiando le eccellenze. Grazie al dottor Gianluca Fantini e a tutti gli altri componenti del team dello studio. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie.